l'inizio di un capitolo. Io sono nato in campagna, in provincia di Pavia. La nostra casa era la classica casa rurale di famiglia. Se volete, ve lo vengo a leggere a casa. Altrimenti, da oggi, lo trovate in tutte le librerie e anche sulle piattaforme. Vi saluto con la barba. Allora, a parte che mio sogno è proprio collaborare con lui, cioè vi prego, invitatemi a fare un TikTok con lui, vi scongiuro. E detto questo, c'è qualcuno del team, qualcuno che lo conosce comunque. Detto questo, vedete come l'abbia fatto bene, cioè nonostante si vedesse che una cosa per pubblicizzare il libro è una cosa fatta in modo non ironico, però sciolto, divertente nel suo stile, è stato comunque fatto bene. E tra l'altro lui si sente che è un attore, ha lavorato con la sua voce, è un presentatore, ha un controllo della voce pazzesco, ed è per questo che è così bravo, perché veramente è come se recitasse, aveva un tempo perfetto, un controllo, un tono della voce che era veramente la perfezione, e questo lo rende veramente un buon video, non so come dire. Proprio non sono io a insegnare a Gelli Scotti, però vi voglio spiegare proprio perché è fatto così bene. Ha avuto tra l'altro, cioè, 1,8 milioni di visualizzazioni, quindi ha avuto, è andata abbastanza bene. E ve ne faccio vedere un altro di Cerri. E mi piace perché comunque li ha continuati a fare, non lo so. Ci dai, sei brava, brava.
giallastro, se non le dico. Me la applichi, per favore. Carino, così. Ok, basta. Carino questo pop di interpretare quella che viene truccata. Carino, carino. E vediamo. Quanto vorrei.
viso nei punti strategici per farti rilassare la muscolatura.